lo consideravano tutto. Adesso è diventato, adesso siete diventati una colonna, adesso siete diventati una colonna, una colonna portante. Senti? Del, insomma, siete gli unici che fanno un po' di, danno un po' di spazio, insomma, alla, alla musica, no? Alla cultura qua in, in Liguria, direi, no? Io sto zitto, sto parlando lui. Anche, anche in rete, no? Cioè, voglio dire, avete uno, cioè, vi siete conquistati uno spazio importante. Sì, 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 sì. Ci stanno anche cercando, sai, ci stanno cercando, ma noi stiamo cercando di fare un po' di, come posso dire, cernita, perché non ci vogliamo svendere, dico bene, ah, siamo in onda, non prendilo, prendilo come un complimento, cioè, prendilo, no, prendilo come un complimento, nel senso, non è un paragone, però è, un, è l'operazione che faceva anche lui, voglio dire, che fa tuttora, voglio dire, però... Mi sembri un po' il, no, il Red Ronnie di Genova, no? Magari, magari non ti è molto simpatico, non lo no, so. No, assolutamente, però... l'ho conosciuto a Sanremo, per carità. No, 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 è, però, papà, cioè, è papà nostro. È, il nostro è un qualcuno nostro. Che cerca di fare qualcosa fuori dalle righe, no? Fuori, una voce fuori dal coro. E voi siete l'altra voce fuori dal coro. Posso? E certo. Sono d'accordissimo con te, l'unica cosa che dissento, si può dire dissento, dal signor Red Ronnie è che magari lui ci mette di suo, io magari di suo non cerco di non mettercelo, sì, perché beh, certo, va bene, io, sai, io intervisto, poi posso dire qualcosa, ma mai del, della persona che intervisto, posso parlare male della città, male dello Stato, male del governo, male del tempo, diciamo che basta, però... lo Stato, il governo, la città, basta lasciarli fare, non serve parlare male, si auto, voglio dire, si autoflagellano da soli, assolutamente. No, però a parte, insomma, non è che adesso non vogliamo infierire, no, su questa povera città, no, martoriata, no, perché poi, insomma, io parlo, amo Genova da sempre, insomma, ci sono nato, quindi anche noi. È una città che amo particolarmente. Mi dispiace vedere che, pur essendo una città che avrebbe molto da dire da un punto di vista culturale, anche da un punto di vista storico, perché non ci dimentichiamo, da poco, esatto, non ci dimentichiamo, cioè da Superba siamo diventati Superga, le scarpe. Bella questa, cioè, siamo, cioè, il tacco delle scarpe. Sì, no, siamo diventati la suola. Cioè, siamo un po' diventati, ci siamo proprio dimenticati di questa parte, sì, importante, sì, della nostra tradizione artistica, culturale. Cioè, ma questo succede un po' anche in tutta Italia. Cioè, se tu pensi che siamo una nazione dove veramente dai un calcio a una pietra e viene fuori storia. È vero, è vero, è vero, è vero. E sembra che a nessuno importi questa cosa, no? Anzi, addirittura noi la cerchiamo di non dico di regalarla, ma insomma, praticamente di dire, no, ma di nuovo, sempre quadre, no, sempre... Per... Abbiamo aperto un cassetto, ma no, abbiamo trovato un Tintoretto, abbiamo trovato... Li siamo andati in un scantinato di quel palazzo... di quel museo, ma no, abbiamo trovato statue di Michelangelo, siamo, sembra... È così, vero, siamo, la, siamo in parte, voglio dire, la culla della civiltà moderna, no? Voglio dire, certo, dall'epoca romana in poi, eppure pare che non importi nulla a nessuno, no? Cioè, potremmo forse avere, mettere a reddito queste cose, ecco, sarebbe interessante trovare il modo, ora io non lo so perché non è il mio mestiere, però sarebbe una bella sfida provare a mettere a reddito le cose... che la nostra storia, no? La nostra, che tutti ci invidiano, certo, tra l'altro. Ma anche la nostra della città, anche la nostra in piccolo, cioè se andiamo a vedere i Doge, la Repubblica Marittima, abbiamo dominato per ma una vita. Addirittura gli inglesi ci hanno chiesto in prestito la bandiera. Ma ci mancherebbe. Perché questa, cioè, non tutti la sanno, però la nostra bandiera, quella di Genova intendo, quella, è stata chiesta in prestito dalla Gran Bretagna, che poi ci ha fatto l'Union Jack. Forse tutti non sanno che il motivo è che noi eravamo talmente tosti che i pirati, quando vedevano la bandiera di Genova, giravano al largo. Allora le navi inglesi hanno chiesto di poter utilizzare la nostra bandiera di Genova. E ora mi scappava una battuta. Pensa se avessero usato quella della Sampdoria. Vabbè, poi mi fermo qua perché mio amico Piero sta ridendo. Dice, questa qua è una stracagata pazzesca. Vabbè, non c'era ancora la Sampdoria. Non c'era ancora la Sampdoria. Noi genuani forse un po' c'eravamo. Ma pure genuano, no, poi, c'avete tanti di quelli. E noi abbiamo 1800. Sì, com'è, no? Avete più anni che la tosse. Lo so, vabbè, non entriamo nel merito del calcio. Che... Abbiamo fatto un bel preambolo, però. Siamo partiti da. Mi sentivo con tutto rispetto. Perché un piccolo sgarbi, parlavamo di arte. Eh sì, sì, cioè io a volte ne parlo nella mia totale ignoranza, voglio dire, perché non è che sono qualificato per parlare di queste cose, no? Però, però è da vedere, no? Certo. Cioè, tu pensa se il Colosseo, tanto per citare una cosa che conoscono tutti, ce l'avessero gli americani. No? Cioè, ci costruirebbero
un impero sopra questa, cioè... ma se non mi sbaglio, io non ci sono mai stato, ma tu che hai girato il mondo, sì, sei un noto grande chitarrista, noto in tutto il mondo, mi dicono che Las Vegas è fatta tutta cosa italiana, no? C'è il Las Vegas, ci sono stato l'anno scorso, io mi ci sono sposato a Las Vegas, quindi figurati. Le rockstar, le rockstar, le rockstar. Però, no, però a parte c'è questa... C'è Venezia, c'è Firenze, sì, sì, sì. C'è... No, no, c'è... sono tutte, ricreano tutte, certo, cose del, importanti nel mondo, c'è anche, ovviamente c'è anche Parigi. Certo. Però insomma hanno questa capacità di creare dal niente, creare un evento, creare comunque, se tu pensi che per andare a vedere l'Apollo 13, che è una navicella spaziale, certo, no? Si paga $13. E per andare, cioè, a vedere, no, il Colosseo non sembra niente. Per andare, sì, no. Anzi, la, cioè, gente prende i mattoni, se li porta a casa, hai capito? Cioè, li porta a casa. Ma anche per entrare a volte in San Lorenzo qui a Genova bisognerebbe quasi pagare un biglietto, no? Cioè voglio dire, perché... o quantomeno sentirsi in dovere di fare un'offerta, no? Che poi dopo si spera sempre che anche lì vadano a finire bene. Parlavamo prima in macchina quando venivamo qui nello studio della PS Production, perché noi siamo PS Production, anche se mi permetti, signor chitarrista, che poi diremo, sì, vabbè, io, il nome va bene, non c'è neanche bisogno di dirlo, possiamo dirlo dopo. Mi sentivo un po' a Quark poco fa, sembrava di essere a Quark, stavamo, sì, facendo... Perché sì, Quark. Siamo partiti per la tangente, con vabbè, le nostre analisi. Certo, non si può mica discorsi. Sempre parlare sempre di con chi hai suonato, quello è bravo, quello è bravo. Comunque... Anche perché oramai oggi uno, voglio dire, va su... Si può dire Google, sì. Si può dire Google. Va su Google e si scopre tu, bene o male tutto oramai, insomma, i segreti non... Non esistono più. Ma e te ne dico un altro. Non vorrei, qua faccio un piccolo excursus, ma un po' per... Non vorrei essere tacciato per quello che fa il fico, che fa... Però quelli che sono iscritti ai gruppi tipo Rock Up, tipo tanti altri, ma io parlo del mio, di Aldo, che è il mio, è qui, Old Taylor, che non lo vedete perché non vuole apparire, però è sempre qui. È una presenza qui. Non postate sempre il pezzo di quello, il pezzo di quell'altro, il pezzo di quest'altro. Perché se uno va su YouTube, il tuo tubo, va alla digita, cioè andate a cercare cose un po' strane, cose un po' particolari. L'altro giorno mi sono beccato, apro, tizio ha postato Smoke and the Water. Cioè, penso che nella prima elementare di Pentema... Il bambino dice la conosci, e si ha quella ta. Che senso ha? Vabbè, ma lo conosco. È anche vero che il ragazzo. Tutto rispetto per i Deep Purple. Ma ci mancherebbe. Cioè, poi per un pezzo come quello che ha segnato veramente l'infanzia. Porca miseria, ma mi bastava scrivere solo il riff, non è che volevo scrivere, bastava le prime quattro battute. No, il. Diciamo che, sai, oggi tutti postano tutto, sì, no? Quindi chiaramente anche il ragazzo che magari oggi ha 14-15 anni e scopre, sì, vero, Smoke on the Water, e comunque è innegabile... Sembra di averlo scoperto lui, dice, l'ho scoperto io. No, gli viene naturale postarlo perché è innegabile che insomma viene colpito da queste... Certo. Anche perché, sai, essere colpiti in egual misura da qualcosa oggi diventa veramente difficile, no? Cioè oggi è più complicato, poi... Diciamo che in quel periodo sono stati gli anni migliori per la musica, no? I 60 e i 70 sono stati quelli che hanno segnato un cambiamento sociale. Poi c'era, insomma, la musica aveva un ruolo sociale proprio a livello mondiale, no? Quindi si facevano un sacco di cose in funzione di, vabbè, c'era il tema della pace piuttosto che la protesta, piuttosto che, insomma, tutto quello che... Un sacco di guerre. Oggi non ce ne siano, ce ne sono anche di più, però magari sono meno pubblicizzate, no? C'era il Vietnam, c'era questo, c'era proprio anche un po' più di consapevolezza sociale che oggi... Diciamo che da quel punto di vista è passato un sacco di tempo, perché sono passati quasi 50 anni, anzi dagli anni 60 più di 50, e non è cambiata una mazza. No, assolutamente. No? Cioè, può dire una mazza? Sì, non so, beh, mazza sì... Giocatori di baseball usano una mazza. Sì, e, non è cambiato nulla, cioè siamo ancora in guerra, sì, cioè, la guerra è comunque un modo per risanare l'economia degli stati, sì, cioè, tutta, è sempre uguale, cioè, guerre causate poi tra l'altro sempre in maniera ambigua, non si capisce mai se sono, vai tra virgole, però li vai a il bombardamento preventivo, a... no? Certo, cioè, oppure sai, basti pensare alla guerra del Vietnam che... Certo. È iniziata con un pretesto, cioè gli stati, non so se questa cosa tanti la sanno, oddio, alcuni di una generazione diciamo
qualche annetto così, magari questa cosa la sanno. Però cioè, gli USA per attaccare il Vietnam hanno fatto esplodere una loro portaerei. Quindi voglio dire, è tutto che si ripete. Nessuno inventa niente, come se andiamo a vedere ancora più indietro. Sì che c'è stato, gli Stati Uniti ci citeranno per danni. No, vabbè, questa cosa è una cosa risaputa ormai. Stiamo citando cose che basta andare, non dico su Google, ma basta informarsi un attimo, non è che ci vuole. Sono autofatti un attentato, poi hanno dato la colpa a quelli, come un po' nella Seconda Guerra Mondiale. Sì, non è che poi nella terza sia andato tanto diverso, più o meno è sempre così, nella seconda, per questo che dico la storia che si ripete. Certo, i giapponesi hanno attaccato Pearl, però nessuno dice che erano mesi che gli americani avevano un blocco navale. Vabbè, fermiamoci qua, parliamo di un'altra cosa. Dopo tutto questo preambolo che è durato un tot minuti, ma è stato piacevolissimo, per la star della settimana, come abbiamo annunciato, siamo con Andrea Cervetto. L'abbiamo detto adesso, ma non c'era neanche. Che tutto, sarei io. Che è lui, sarei questo signore qua, grande. Ciao a tutti, ciao. Che ci ha degnato della sua presenza, ci siamo già visti qualche giorno fa in un locale qui di questa città così bistrattata, dove non ho potuto, che mi è dispiaciuto non poter assistere alle sue performance insieme ad altri che non citiamo, perché basta che vai a vedere lì, li sai già chi sono, ma oggi siamo con lui. Oggi lo abbiamo, e tra l'altro una cosa ce l'ho qua, che non so se me la devi dire a telecamere spente o accese, è una bella sorpresa per te, io me la ricordo. Ah, porca miseria. Io mica mi sono dimenticato. Porca miseria, che uomo. Non mi sono dimenticato. Sì, no, è una sorpresa. E non me la sono neanche scritta, me la sono proprio ricordata, nonostante l'età me la ricordo ancora. Allora, facciamo una cosa. Me la vuoi dire subito? Sì, non è che te la dico, la faccio. Facciamo una cosa telecamera proprio... Sì, senza non ci siamo messi d'accordo, perché lui non sa nulla, nessuno di loro sa nulla, loro intendo quelli dietro alle telecamere, perché poi voi non avete idea di cosa c'è dietro alle telecamere, di cosa e chi c'è non dietro ci alle telecamere. Le donne, No. Farei una cosa proprio televisiva, nel senso che tu magari stringi, faccio anche il regista, che cazzo che roba, tu stringi su Carlo che improvvisa e io faccio questa sorpresa, ok? Sei grande e grosso, non vorrei che mi sposto così piano piano, lui ha stretto, hai capito? E io me ne vado e faccio la sorpresa, perché tanto l'audio si sente, no? Quindi parlare serenamente. Sì. Allora, posso fare così, Piero? Sto bene? Sto dritto? Perché la sfida è con Carlo. Oramai. Non mi fa suonare un pezzo di chitarra, tu sai che sono un chitarrista sopraffino. Non ti faccio suonare un pezzo di chitarra, è che la sfida con Carlo oramai è. Ma porca miseria, ma è possibile che lui deve avere sempre i giubbotti più belli? E allora ho detto, miseria, una volta tanto lo voglio battere. Quindi lo voglio battere, voglio vedere se riesco a batterlo. Rientro in campo, voglio vedere se riesco a batterlo per una volta con un giubbotto più bello del suo. È una sfida proprio all'ultimo chiodo. Qua mi hai dato cappotto, 5-0, 7-0. Tra l'altro posso fare una piccola battuta? Ci ho investito un mese di stipendio. Posso fare una piccola battuta? Come no? Sicuramente tu conoscerai Alessandro Corvaglia dei Delirio. Come no? Ecco, siccome se ti vede, quando sicuramente vedrà l'intervista, impazzirà, perché l'altro giorno, in un posto sempre, mi ha detto, dovremmo andare a cercare una bella cosa che c'hai tu quando vuoi. Se vede questo di Andrea, non fartelo venire in casa, perché sicuramente te lo fotte. No, e meno mai, guarda, ce ne sono pochi di questi in giro. Però se vuole gli do l'indirizzo. Bellissimo, allora, facciamo un piccolo... Scusa, sono già detto, cosa posso dire? Un piccolo percorso. Prima di parlare di tutto il discorso musicale, dove l'hai preso questo bello giubbotto? Dunque, guarda, tu devi capire che io ho iniziato a fare una ricerca 3 mesi fa, qua anche 4, per uno spettacolo che comunque ha a che fare con Jimi Hendrix, no? Quindi ho cominciato. Notorio che lui si vestiva molto sobrio. Sì, certo. E allora ho cominciato a fare una ricerca per entrare nella dimensione, no? Ecco, mettiamola così, perché trovo che quando si deve fare un qualcosa bisogna entrarci a pieno, no? E il che non vuol dire assolutamente scimmiottare, no? Che non è una cosa che mi piace molto poco, cioè mi piace filtrare le cose con la mia personalità, con quello che riesco a dare. E però ci metto il massimo dell'impegno, quindi con questo
fa, cioè in questo momento bisogna anche fare della ricerca, no? Anche su cose che sembrano scontate. E quindi è cominciata questa ricerca su cercare delle giacche, un abbigliamento particolare che fosse adatto a entrare in questa dimensione, ecco. E questa l'ho trovata tramite un mio amico che si chiama Paolo Mantovani, che ha un negozio di tutte cose molto particolari. No, no, non fuori. Io non è che non voglio essere, non è che voglio essere quello che disprezza, perché io, ripeto, amo questa città. È che non si riesce ad avere a trovare una strada, cioè probabilmente, forse sono anche io che non mi impegno, attenzione, non è che... Sì, tu diciamo che sei una persona che non è che si propone molto, al di là del discorso no. musicale, cioè ti si vede poco in giro... Ma sì, ma perché, cioè bisogna fare, non, cioè, bisogna proporre, cioè uno si propone o fa le cose quando c'è qualcosa da dire o da fare, cioè è inutile proporsi tanto per proporsi, per fare cosa. Cioè uno si crea, pensa dei progetti, fa delle cose e poi dopo comincia a fare. Poi in alcune zone viene raccolta questa cosa e c'è qualcuno che si prodiga per portarla avanti, perché poi non ci dimentichiamo. Un altro problema che è dato forse dalla crisi, ma forse dalla mancanza un po' di professionalità, è che oggi passa il messaggio che uno si sveglia, fa... e qua lo dico in senso negativo del termine, un tributo, perché oramai tributo è diventato un termine negativo, mi spiace, secondo me. E quindi automaticamente poi parte il discorso promozionale di questa cosa che sta facendo. E se lo deve fare da solo? Non funziona così, ragazzi, cioè ognuno deve fare il proprio mestiere. Ok? Cioè quindi io mi preoccupo di creare uno spettacolo, non un tributo, certo. Uno spettacolo teatrale con tanto di regia, regia luci, ci sono dei testi, ci sono, cioè non è un tributo, non si va a scimmiottare o a toccare un'icona come Hendrix, ma come tante altre, cioè bisogna fare le cose come vanno fatte, con l'approccio artistico professionale al massimo di quello che una persona ci può mettere. Se uno arriva fino qua, deve trovare qualcun altro che vada a compensare. Sì, è un po' il discorso delle sinergie, io ho una vita che lo dico, cioè tu fai il tuo, poi l'altro deve subentrare per fare altro. Ma cioè, è come se tu, hai capito, invece di avere fotografo, cameraman che ti sostengono in questa cosa, mettessi una telecamera fissa là in fondo e ti facessi tutto da solo. E il risultato non sarebbe... quasi tutti oggi, ma il risultato non è lo stesso. Perché, però bisogna risparmiare, bisogna contenere i costi. Ho capito, ma non è così. Cioè, ma perché uno se sta male di salute va dal medico e non si cura da solo? Perché se si cura da solo fa un casino. Sicuramente, no, ma è vero. E allora, cioè, stiamo demolendo le professionalità, i ruoli, stiamo demolendo tutto. Se uno va a fare uno spettacolo in teatro ci vuole un regista. Cioè, uno non si può improvvisare regista. Così come non si può improvvisare una reflex non fa un fotografo. È vero. No? Cioè, se no siamo capaci tutti, spendo 3.000 sì. euro, mi compro la reflex, automatico, schiacci, cioè. clic. No, essere fotografi significa cogliere l'attimo, saper prendere un'inquadratura, saper scegliere il momento in cui scattare la foto. Poi dopo arriva il mezzo tecnico, che oggi ti supporta in maniera spaventosa. Cioè, per cui vale così anche in campo artistico, no? Cioè uno deve darsi da fare, fare dei progetti, cercare di realizzarli, collaborare con altre persone, perché da soli veramente si può avere un'idea, ma poi bisogna circondarsi di persone che ti sostengono, capaci di fare quel mestiere lì. Cioè, quindi poi devi avere un'agenzia, devi avere un manager che creda in quello che fai e che ti sostenga e ti proponga e che ti tuteli. Perché cioè, purtroppo a volte non ci si tutela, no? Cioè, c'è questa cosa di voler essere presenti dappertutto, voler fare qualsiasi cosa, e invece bisogna tutelarsi, perché ci sono cose alle quali a volte è meglio, quali a volte è meglio non esserci. Ma è questo, scusami, ora io non sono nessuno, per carità, non voglio fare quello che poi fa il pazzesco, però il discorso vale per te come chitarrista, come musicista, ma il discorso vale anche per noi. Per me, per certo. Le cazzate che sparo. Io quando la gente mi invita a certe cose, non è che non vengo perché non voglio, a parte che sinceramente siamo io, Aldo, Piero, cioè non è che siamo 40.000 persone, che uno va di qua, uno va di là. Può darsi che in seguito, se ci saranno i presupposti come pare, che mi si venga
data, va bene, lasciamo perdere un po' di cose da gestire, potrei anche fare qualcosa di più importante, ma il fatto che non si può essere da tutte le parti, anche perché con tutto il rispetto per la sagra della lasagna o per la sagra del raviolo, cioè io oramai intervisto musicisti più o meno, gente di spettacolo, non vado a intervistare il cuoco che fa la lasagna al paese, cioè, poi per carità, ringrazio degli inviti, però certamente poi magari la gente ti prende per quello che non ci vuole andare, perché chissà Sì, perché, chissà chi ti credi no, no, è d'essere. che ci si dimentica che comunque c'è un filtro iniziale, no? Cioè una persona decide se quella cosa per lui o secondo lui Certo. possa avere un contenuto, un apporto. Si può dare un apporto o si può non dare un apporto, cioè uno deve prendere delle decisioni e vanno rispettate. Cioè, quindi io magari posso decidere di partecipare a una cosa e non partecipare a un'altra, cioè, Sicuramente. ma non perché non mi piaccia o perché mi sia Certo, antipatica o certo, simpatica la persona, è perché magari ritengo che in quel contesto o non posso dare nessun tipo di apporto o magari non è una cosa che rientra in quello che io voglio fare, quindi non va bene che io faccia, secondo me, quella determinata cosa. E non lo decido da solo, cioè mi confronto prima di prendere delle decisioni, perché comunque ho una manager con la quale mi confronto e dico che te pare se vado a fare questa cosa? E mi dice sì, no, però senti, è meglio forse che la facciamo in quest'altra maniera, perché è giusto che sia così, cioè trovo che sia giusto che sia così. E quindi è per questo che insomma a volte sono un po' assente anche o perché, come no. dicevamo, scusa se ti interrompo, come dicevamo prima in macchina, per carità non voglio essere quello che è, però ci sono talmente tante e forse troppe cose di beneficenza che a volte non vengono tutte fatte un po' alla carlona, come si diceva prima, sono No, fatte un po' così, un è che po' alla viva comunque, il parroco magari. ma no, allora io ad esempio voglio spezzare in questo momento una lancia a favore di Aldo, Certo. che è un amico e che comunque un po' col movimento del quale magari dico proprio che si chiama MIG, Sì, e poi ne così vi parleremo quando ci documenti qua incontriamo, esatto quando è, certo. sta cercando di smuovere un pochettino le cose, quindi si sta sbattendo come un pazzo e sta organizzando delle cose anche carine, alle quali io riesco a partecipare di rado perché combinazione, le date non coincidono mai. Mai. Gli ho anche fatto una battuta in rete che gli ho detto, ma voi vogliamo sincronizzare i calendari? Perché, però poi voglio dire, tolta questa cosa che è fatta sicuramente con grande impegno e grande professionalità, che sono insomma doti note di Aldo. Ci sono un sacco di altre cose che magari della serie vorrei ma non posso, no? Certo. Perché purtroppo organizzare una cosa di beneficenza ha comunque dei costi. E se non ci sono sponsor che comunque sostengono questi costi, il risultato qual è? È quello che alla fine dell'incasso Stringi, della stringi, stringi, non beneficenza, ci resta no? niente. Pagati i costi per organizzare l'evento, cioè in beneficenza va veramente molto poco, quindi a che pro fare queste cose? Allora, o si trovano degli sponsor che coprono i costi in modo tale che l'incasso è totalmente devoluto e allora sono ben felice di partecipare perché comunque facciamo un qualcosa, ma se no, ragazzi, cioè organizzare delle cose dove alla fine bisogna detrarre i costi sostenuti per organizzare la faccenda, e cosa ci rimane di beneficenza? Cioè, A parte briciole, certo, a cioè parte non si risolve quello. veramente niente, cioè, capisci? Non, è tutto sto sbattimento, cioè, infatti per questo che io non ci voglio mettere la malafede perché No, no, sicuramente assolutamente, non c'è, certo, ma però la gente parte sempre capisci? Cioè il dover per il partecipare bene, per poi però. forza a mille cose, ma non ci sei mai, non ci sei, ma non ci sono perché alla fine è inutile che io ci sia, E tra perché non serve a l'altro, niente. bisogna dire, cioè, tu hai spezzato una lancia nei confronti di Aldo, e per carità, un grandissimo, perché ora poi Assolutamente. assolutamente ci siamo sentiti ieri tramite i mezzi moderni che ci sono adesso, e devo rifargli di nuovo i complimenti per tutto quello che c'è stato sabato e per quello che verrà. Però bisogna anche dire che voi, che siete professionisti, come si diceva prima quando venivamo qui in studio,
voi ci vivete di queste cose, magari andare a fare una cosa di beneficenza a scopo zero, che poi magari ce ne rimetti ancora, magari ci rimettete. Guarda, una per legge, tu pensa che per legge non potremmo neanche farlo, no? Volendo, giusto per come siamo agevolati, certo, no? Certo, cioè, certo. Perché chi come me fa questo mestiere, quindi paga le tasse e tutte le altre varie robe che tanti altri non fanno, sì, non perché è quello che, diciamo, al mattino fa sera, se che fa lavorare, poi la sera va a suonare nei locali. No, che va bene, no, ma è giusto che esista, però non è giusto che non debba pagarci qualcosa sopra, perché così facendo costa di meno e c'è qualcun altro che lo fa di mestiere che sta a casa, cioè è un po' come l'elettricista dopo lavorista, no? C'è un elettricista che sta a casa, che paga le tasse ma sta a casa e non può pagare le tasse perché non ha lavorato, perché lavora un altro che non è un elettricista. E qua sta succedendo la stessa cosa, cioè questa cosa succede dappertutto. E quindi fino a che non succederà anche a livello istituzionale, cioè se io domani mi sveglio e posso andare a fare l'avvocato part time, capito? O il dentista, o il chirurgo part time, no? Vado a fare come secondo lavoro, cosa fai? Il chirurgo. Il pilota d'aerei faccio, capito? Part time. Quindi cioè è un... Tornando quindi a monte, perché poi io mi lascio andare nel parlare e perdo il discorso. Noi ti ascoltiamo molto volentieri. Quindi se io faccio questo mestiere e quindi pago le tasse, eccetera, in teoria non mi è concesso, proprio da un punto di vista burocratico, andare a suonare gratis. Perché in realtà io dovrei comunque versare un contributo. Quindi oltre ad andare gratis dovrei pagare un contributo per andare, no? Questo vuole la regola. Ma come ti dicevo in macchina prima, chi oramai è della mia generazione e anche insomma quella precedente e fa ancora questo mestiere, riesce ancora a fare questo mestiere, non ha problemi a fare una serata a costo zero, cioè perché non gli cambia la vita, ok? La problematica è, uno la fa se effettivamente serve, o perlomeno io ragiono così, se effettivamente questa cosa serve a qualche cosa e ci sono i numeri per far sì che sia tangibile il risultato dell'operazione, allora uno magari partecipa anche. Poi bisogna anche vedere tutti i partecipanti, il livello della cosa, insomma io mi concedo poco, non perché me la tiro, perché non me la tiro assolutamente, no, proprio sono la persona più semplice del mondo. Però vuoi partecipare a cose fatte come si deve, con grano salis, dove portino a qualcosa, sì, dove si dove... della qualità e della professionalità, cosa sì, che non sempre c'è. Tanto per chiarire il motivo per cui, esatto, il nostro amico Andrea non sempre è presente a certe cose. Ma ora noi ci fermiamo un attimo, perché chiaramente noi ci dobbiamo prendere un pochettino di rock and roll, un po' di birra, un po' di vino, un po' di cose, ce lo prendiamo. A dopo. We'll be right back.
grazie per il ragazzino. Siamo tornati dopo che ci siamo fatti un po' di vabbè, bibi nel senso serio, non pensate male. Siamo sempre con la storia della settimana, Andrea Cervetto, però adesso vorrei parlare un po' di Andrea Cervetto. Noi ci siamo già visti diverse volte, abbiamo già un po' chiacchierato, abbiamo già cercato di estrapolare tutta la tua carriera, però per i fans nuovi che magari, diciamo la verità, non hanno voglia di andare a leggere i vari, no dai, c'è Carlo che tanto ce lo dice lui, così evitiamo di leggere, male, dovete andare a leggere, perché leggere è cultura, è vero? È lunga. È lasciato che è lunga. Allora, per fortuna. Parliamo un po' di te. Tu nasci così, una mattina ti sei svegliato, ma mi piace suonare la chitarra e voglio diventare un chitarrista. No, sto scherzando. Allora, io ho avuto un'infanzia molto felice, proprio anche musicalmente parlando, no? Nel senso che la musica era proprio presente in casa mia, nel senso che i miei genitori sono proprio appassionati di musica, no? E la mia fortuna qual è stata? Che sono appassionati, erano appassionati di musica americana, cioè di rock and roll, capito, Elvis Presley, Platters, Chuck Berry, Beach Boys e quant'altro. E quindi sono cresciuto proprio, ma proprio già in fascia. Mia mamma mi racconta che io ero in culla e per non farmi piangere mi metteva la radio. Io sentivo la musica e smettevo di piangere. No? Questa è un po' la... Quindi sono cresciuto ascoltando questo genere qua, no? Cioè questi artisti americani, appunto Elvis Presley soprattutto perché era un mito proprio per i miei genitori, poi voglio dire, lo è un po' per tutti. E quindi sono cresciuto con questa musica, chiamiamola straniera, no? Nelle orecchie, fino a che poi ho sentito l'unico 45 giri dei Beatles che era in casa mia, perché i miei genitori sono della generazione precedente, quindi appunto quella di Elvis, e c'era un 45 giri dei Beatles che era Don't Let Me Down, lato B, e lato A era Get Back, okay. E io ho preso una trambata per loro. Pazzesca, e da lì mi sono comperato tutti i dischi dei Beatles, ho cominciato a fare insomma questa ricerca, no? su tutto quello che era il repertorio, la storia dei Beatles. Sono proprio un Beatlesiano convinto. E però mio padre, che ha sempre avuto la passione per... gli sarebbe sempre piaciuto, ecco, suonare uno strumento musicale, eccetera. Tuo padre non suonava, no? No, mio padre no. Cantava molto bene, ma sempre ma per diletto. Sì, niente, sì. Niente. Però mio padre era, nel senso era che è in pensione, maestro d'ascia, quindi faceva le barche. Quindi molta, molta dimestichezza nel legno, eccetera. E per scommessa ha costruito una chitarra. Con un suo collega che ho ancora adesso, e io giravo per casa, avevo 4-5 anni, c'era questa chitarra messa lì e andavo là, capito, sbrang, così, fino a che insomma loro hanno detto ma perché non, e vediamo cosa ne viene fuori, cominciamo se gli piace, eccetera. E ho cominciato, avevo circa 6 anni, ho cominciato, avevo fatto 5 anni di musica classica e mi piaceva, insomma, suonavo questa, fino a che poi ho ascoltato, è uscita Saltano Swing dei Dire Straits, e anche lì un'altra folgorazione, no? Cioè questo fatto che lui suonasse la chitarra elettrica con le dita, non col plettro, quindi questo suono che non si sentiva, perché all'epoca le chitarre che giravano erano tutte distorte, cioè c'era Deep Purple, capito, Black Sabbath, cioè si sentivano tutti i suoni distorti, no? Il rock, erano i periodi del primo rock, no? Le Zeppelin, queste cose qua. Quando si usava sempre con la maniglia. Esatto, sì, vabbè. E quindi nel 78, se non erro, 79, se non ricordo con precisione, è uscita Saltano Swing, ho sentito questa roba qua, ho detto porca miseria, che roba strana, che roba... E così sono passato alla chitarra lì, ho proprio abbandonato la chitarra per classica. Per l'ispirazione dei tuoi, no? No, sono, guarda, devo dire, io sono stato fortunato anche in questo, perché mi hanno sempre sostenuto, sempre, quindi non ho mai trovato l'ostacolo di dover, come dire, suonare di nascosto, dover fare, no, assolutamente, fino a che poi ne ho fatto, è diventato un mestiere, una professione. E poi qualcuno si è accorto che suonavi bene. Per fortuna. Chi è questo qualcuno che si è accorto che suonavi bene? Ma guarda, è tutta una roba strana, perché ho cominciato, dunque io la mia prima serata retribuita, Retribuita l'ho fatta a 13 anni, ho preso 20.000 lire Multedo, alla chiesa di Multedo, ok? Che me la ricordo ancora, perché 20.000 lire erano un sacco di soldi. Sì,
Va bene. E poi insomma, vabbè, poi chiaramente io andavo a scuola, quindi non è che potessi farne una professione, quindi sono andato avanti con gli studi, eccetera. E fino a che poi ho cominciato, così un po' per gioco, un po' per comunque guadagnare due soldi, eccetera, andare a suonare con qualche orchestrina, con qualche cosa. Fino a che poi sono finito a suonare in un'orchestra che esiste tutt'oggi, che si chiama Franco Bagutti, che è un'orchestra famosissima, un'orchestra molto importante insomma nel settore, e ci ho suonato per qualche anno, e devo dire che all'epoca ovviamente non esistevano basi, non esisteva niente, si doveva suonare, c'era un repertorio vastissimo da conoscere, e c'era molta severità, cioè, quindi che una cosa che ho imparato da quel da Franco, ecco, lo posso proprio dire, e lo ringrazio anche per questo, è la disciplina, perché il mestiere, cioè la professione, necessita di una disciplina, no? Quindi imparare anche a autodisciplinarsi, e questo devo dire che è stato molto educativo, che poi mi sono portato dietro in altre cose, no? Poi è capitato che ho iniziato anche a lavorare negli studi di registrazione, fare un sacco di cose. E lì, ecco, insomma, siccome parliamo sempre di anni in cui il computer non era presente, cioè giravano ancora i nastri, no? Le bobine. E quindi non è che dici, ah sì, ho fatto una roba, vabbè, la mettiamo a posto dopo. No, no, lì bisogna metterla a posto subito. Deve essere a posto subito. Quindi insomma, se riuscivi a essere abbastanza veloce, abbastanza preciso, abbastanza da ottenere le cose, si lavorava parecchio, insomma, si facevano un sacco di cose. Fino a che poi ho fatto un CD per un italo-americano, e poi la prima volta mi ha portato in America, addirittura proprio con Franco, con Bagutti, siamo andati in America la prima volta, poi io là ho interlacciato delle relazioni con persone del posto, poi io sono tornato altri anni a farmi dei giri, lavorativi, turistici, insomma, sì, diciamo che ti concedevi, sì, 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 si sì. Lavorava, ci si divertiva, no, e questo l'ho fatto per un paio d'anni, quindi è stato veramente divertente anche vedere come funzionava il lavoro dall'altra perché parte. Perché tu all'estero ci hai lavorato parecchio, cioè c'era sì, a fasi alterne ovviamente, certo, perché certo. Non è facile rimanere per lunghi periodi a lavorare là, cioè bisogna prima andare con un passaporto turistico, poi devi essere richiesto, sì, sì, perché sì. Se non ti richiedono da là, tu non puoi andare con un visto turistico, pardon, a lavorare, perché se ti pinzano... Sì, c'è un po' più di severità da quelle parti lì. Cioè, sì, rispetto ma è giusto che sia così, cioè, io non posso entrare a fare il turista e poi mi trovano a lavorare, capisci? Cioè, quindi, perché là, perché non vi do questa notizia, la posso dare? È una, perché là la professione del musicista è un lavoro, diciamolo piano, ma è un lavoro. Perché qui da noi, giustamente, qui da noi il lavoro, è un classico, no? Io oramai non rispondo più, dicono, ma tu sì, ma ho capito, suoni, ma che mestiere fai? Io oramai dico che vivo di rendita. No, ma sì. No, qui fa, come per utilizzare una battuta del nostro amico Roberto Tiranti, che salutiamo, ciao Roby, come dice lui, dice, cosa fai di mestiere musicista? Sì, ma come fai di mestiere musicista? Sì, ma cosa? E non la finisci più. Eh sì, è un loop che non finisce più. Cioè, come ti dicevo prima, c'è quel libro che poi è diventato anche uno spettacolo, di quel mio amico che è un gran chitarrista di Roma, Marco Manusso, che salutiamo, e che ha scritto questa cosa meravigliosa, che ma lei, a parte la chitarra, che mestiere fa? Che è, lo trovo straordinario. Ma perché dicevamo prima con l'amica Andrea che in Italia viene considerato musicista solo quello che va in televisione, che è famoso. Sì, ma neanche musicista, viene considerato artista, cioè viene considerato persona di successo, per cui successo uguale soldi. Sì, potrebbe vi do anche un'altra notizia, certo. Non è così. Non è così. Cioè successo non sempre fa uguale soldi, l'equazione però, a volte è diversa. Però io volevo fare un discorso riallacciandomi, anche perché giustamente la star della settimana, noi non possiamo fare delle interviste inferiori all'ora e 10, perché sennò poi io l'ho fatto un'ora, il mio amico Piero ride. Volevo dire una cosa a proposito di disciplina e di serietà: non crediate che fare il musicista vuol dire, ora non, per carità, non voglio che qualcuno pensi che io sia blasfemo, ma fare l'Hendrix della situazione, come dicevamo prima con l'amica Andrea, che poi citeremo questa cosa, lui poteva anche fare il pazzo sul palco, però poi quando c'era da lavorare, cioè lavorava, non è che, nel senso, non crediamoci, no, che assolutamente, fare, mettersi i giubbotti con le frange, i cappelli, gli anelli, vuol dire arrivare lì, no, far aspettare ore e ore le persone, no. Cioè bisogna essere precisi, fare il proprio non lavoro, studiare,
documentare. Poi suono, sei sul palco, fai quello che vuoi. Non è mai un caso. Se una persona arriva a determinati livelli e determinate cose, non è mai un caso. C'è invece sempre c'è un gran lavoro dietro. Invece oggi c'è sempre un po' quella mania, quella mentalità di dire: io faccio il pazzo, vuol dire che sono un fico, vuol dire che sono bravo, vuol perché? Dire che sono un ma artista. Sì, ma tutto questo perché oggi, forse ne avevamo già parlato in un'altra intervista, cioè oggi il messaggio che ne viene fuori dal sociale, no? Quindi un po' per i talent, un po' per la rete, un po' per YouTube, un po' per quello che è, viene fuori il messaggio che ognuno si sveglia una mattina, si mette la telecamerina in camera da letto, canta e suona ed è subito a disposizione di tutti i suoi amici, no? Cioè ci sono persone che fanno numeri incredibili con cose, cioè buttando il gatto, adesso non me ne vogliono gli animalisti, no, buttando il gatto dalla finestra, è una parafrasi, è un esempio stupido, cioè, però è così, no? Cioè, quindi in realtà si è perso valore, si sono persi un po' i valori delle cose e tutto è dato per scontato che non ci voglia un grande sacrificio per arrivare a determinate cose. No? Il messaggio proprio del talent è: diventi famoso e poco importa, no, quello che c'è dietro, chi se ne frega. Cioè, poi ci sono anche persone molto valide nei talent, attenzione, sì. Non è che sono persone che comunque fanno già questo mestiere, eccetera. La problematica è che si scelgono sempre persone che siano gestibili. Quindi probabilmente quindi con poca esperienza, certo. In modo tale che possano essere gestiti meglio, e poi sono sempre usati un po' come carne da macello, nel senso che quest'anno tocca a te, l'anno prossimo tocca un altro, noi ci mangiamo un attimino sopra, chi se ne frega. È vero. Allora Andrea, volevo chiederti una cosa, prima parlavamo dei talent, chiaramente hai fatto un po', hai posto l'accento sul motivo per cui certi artisti bravi vengono un po' messi da parte perché sono poco gestibili, diciamo, e preferiscono quelli magari con meno esperienza, più gestibili, perché giustamente ora tocca a te, tra un anno tocca a un altro. Sì, perché non ci sono i tempi, no? Non ci sono i tempi per prendere, cioè non ci sono i tempi e non c'è più la mentalità per prendere una persona, un ragazzo di 20 anni, 25, quello che è, e farne, cioè intanto riconoscere che abbia dei numeri. E farlo diventare un artista, cosa significa? Cioè aiutarlo a crescere, aiutarlo a sviluppare la sua personalità. E purtroppo manca proprio alla fonte la persona in grado di, perché le persone in grado di capire questa cosa ci sono, certo. Ma sono un po' state tagliate fuori dal sistema, perché il sistema oramai è diventato televisivo. Quindi tempi veloci. Veloce, deve essere belloccio. Sì, tutte queste cose qua. Un particolare, un personaggio che poi magari anche se poi dietro non hai niente, però devi avere i tatuaggi, devi avere il cappello sto modo. Ma che ci sta anche, perché costruire un'immagine va bene, però cioè oggi purtroppo ci si punta molto più su queste cose per avere, certo. Guarda caso, l'artista di turno dura un anno o due al massimo, perché? Perché puntano alla fascia di pubblico che va dai 13 ai 15 anni, 16 anni, no? Che chiaramente dopo due anni non gliene frega più niente, cioè cambiano perché crescono, cambiano i gusti, cambiano le cose, quindi si ritorna di nuovo a quella fascia di età lì e si propone un altro artista, cioè è così, è un usa e getta. E questo ha fatto male un po' tutto, insomma, credo, no? Cosa che invece ai vostri tempi, chiaramente, come dicevamo prima, tornando alla tua carriera, si facevano i passi come si deve, si conoscevano personaggi che ti insegnavano, personaggi che neanche ti insegnavano, frequentandoli imparavi a comportarti. Esatto, esattamente così. Rubavi un po', come hai sempre detto tu nelle tue interviste, andate a vedere gente che suona bene, andate a vedere gente brava e cercate di capire, di carpire quello che fa. In generale andate a sentire, no? Cioè sfatiamo un pochettino anche questa cosa di vado a vedere un concerto si va a sentire, poi dopo si guarda anche, e quindi cioè basta andare a sentire suonare, perché comunque c'è da imparare da chiunque, da uno meno bravo, da più bravo, però cioè bisogna fare questa azione, cioè bisogna cominciare ad andare a sentire suonare le persone, cioè perché se no ammazziamo tutto un settore e poi alla fine ci smeniamo, no? Noi nel senso noi esseri umani, no? Perché
ci ritroviamo ad avere, a cascare poi appunto dentro a tutto quello che ci propinano le radio, che oramai sono diventate, parlo delle major, sono perché poi insomma come le case discografiche, sì, appunto, le case là, oramai non è che tutto, cambiano nome, però poi esatto, alla fine sono sempre gli stessi. Ci ritroviamo insomma a dover scegliere tra quello che ci viene propinato, no? da queste cose qua che occupano lo spazio maggiore, quindi la ricerca sta nell'andare negli spazi che rimangono, quei pochi spazi dell'underground, della rete, di queste cose, dove uno va a cercarsi, se uno è un po' curioso, si va a cercare cose che magari gli piacciono o lo stimolano, o cioè, purtroppo è così, non c'è più, si è persa, cioè non ci sono più i DJ che fanno la ricerca sui dischi come facevano una volta, che mettevano il disco perché quello era bello, il DJ in radio oggi ha già la scaletta, gliela passano la scaletta. Ma mi sa che è gliela passano, non è che la sceglie lui, gliela passano. Ma noi, vedi, anche per quello che facciamo, cerchiamo di essere sempre abbastanza terra a terra, perché come vedi io non mi scrivo niente, non è che, cioè, ho una cultura smisurata musicale, no, sto scherzando naturalmente. Beh, so, no, indubbiamente sì, però Carlo Barbera, no, ma a parte quello, però mi sembrerebbe stupido dire intervisto lui, vado a vedere tutto quello che ha fatto, cioè quello che ha fatto lo deve dire lui, nel senso, hai suonato con Tizio a Casting Project, no, cioè, nel senso, ma poi sai, non siamo mica qua a fare un elenco, cioè voglio dire, quello che uno ha fatto dice, chi è questo qua? Ah sì, ok, fammi andare a vedere, c'è, cioè, un minimo di curiosità. No, per in generale. Però bisogna magari mettere i puntini sugli i, come abbiamo fatto con gli altri tuoi predecessori. Cioè, come no? Che non so, possono avere non so, un ricordo migliore di quello anziché di quell'altro. Tu al discorso di dopo Franco Bagutti, che sì, no, certo, beh, parliamo di 30 anni fa, parliamo di 30 anni fa, importante. Sì, sì, ma beh, guarda, allora, in molte circostanze non me lo ricordo, no, neanche. Infatti, quando ci siamo già visti due volte poi mi dimentico alcune cose. Cioè, chiaro che ci sono momenti della mia vita che ricordo molto bene perché hanno segnato in qualche maniera, certo. No, cioè, ma ad esempio, tornando proprio alla chitarra, una persona che io stimo molto, al quale sono molto affezionato da un punto di vista chitarristico, restando in città, è Mauro Culotta, al quale comunque salutiamo, perché, cioè, devo dire che ha avuto per me un'importanza notevole. Bambi Fossati, ovviamente, che non c'è più purtroppo, è una delle cose a cui invece ho partecipato, organizzate da Aldo, perché mi piaceva proprio l'idea di esserci, e poi ci sono altre cose, non so, Alberto Radius, Ronnie Jones di cui parlavamo prima, che so io, farmeli venire in mente, Bernardo Lanzetti ad esempio, siamo stati insieme in un gruppo che si chiamava Extra per un bel po' di anni, cioè, perché poi non mi... Vabbè, Lara St. Paul, Patti LaBelle, Oltreoceano, per dire. E chi altri? Vabbè, adesso oramai da 15 anni faccio parte ufficialmente del Mito New Trolls, quindi cioè sono proprio, non sono lì in figura di turnista, certo, ma sono proprio... Certo, pago le tasse componente del Mito New Trolls, ecco, mettiamola giù così forse si capisce meglio. Certo. E poi fai parte di quel tributo a cui tu sei molto legato, a quel chitarrista famoso di quel gruppo, sì, che ti ha dato la tramvata dopo quella dei Beatles. Sì, faccio questa cosa che è un omaggio ai Dire Straits, perché comunque l'ho ritenuto, sono arrivato a un punto dove ho detto, ma sì, mi piace l'idea di ripercorrere anche quel percorso e di approfondire un po' lo spirito di quegli anni, ecco, questa cosa qua. Poi l'incontro che mi ha la tramvata più grossa, devo dire, l'ho presa con Brian May, questa non me la scorderò mai più. Qua è una novità. Perché... Non me l'avevi detto l'altra volta? No. Ci eravamo fermati a Knopfler. Porca miseria. Si vede che non te l'ho fatta la domanda. Beh, quando c'è stata la selezione per il musical We Will Rock You in Italia, che è un musical appunto dei Queen, prodotto dai Queen, eccetera, la Barley Arts, che è la rappresentante italiana dei Queen, ha fatto le audizioni. Allora mi chiama un mio amico e mi dice, senti, stanno cercando il chitarrista per fare il musical io ho sentito la parola musical, gli ho detto, ma chi se ne frega del fare il musical, ma figo, ma che cazzo, cioè, certo. Non mi interessano. No, ma guarda che questa è una roba bella, cioè una roba, ci sono i Queen, come ci sono i Queen, cioè, fammi capire. Allora vado a fare queste audizioni e
all'inizio ovviamente un sacco di gente, cioè, sempre, tipo, sono andato al CPM a fare le audizioni, mi ricordo. Eravamo tipo un cinquantina, sessantina di persone, vari turni di giornate, di robe. Certo. Insomma, facciamola breve perché non è che possiamo stare qua tutta la mattina. Racconto. E arrivo in fondo, no? E siamo in 15, siamo arrivati in 15 e mi dicono, bene, guarda, sei arrivato in fondo, quindi l'ultimo step è suonare proprio davanti ai Queen, cioè vengono loro a scegliere, no? È un po' di emozione magari. Allora io ho detto, vabbè, sì, insomma, ho detto, porca miseria, beh, tanto l'incontro, cioè, tanto li vedo tanto e li conosco, e questo già per me era più che sufficiente. E poi ho pensato, vabbè, sarà la solita audizione dove uno sta sul palco a suonare, perché era in un teatro questa audizione. Ti guardano, e loro magari sono giù in platea, si fanno i fatti loro, certo, eccetera. Certo. E invece, amici, con mia grande sorpresa, cioè arrivo sul palco del teatro, arriviamo tutti sul palco del teatro e c'è una cattedra sul palco con tre sedie dove c'era appunto Roger Taylor, Brian May e il loro arrangiatore musicale per questa roba. E quindi tu dovevi suonare a 2 metri dalla faccina di Brian May. Che guardava. Chiaramente avevano dato i pezzi che bisognava presentare, cioè avevano spedito le partiture a casa, eccetera. E insomma, quindi è stata una roba, sai, è vero che sei abituato a suonare davanti alle persone, però insomma un minimo di tensione, dover suonare davanti a un'icona, insomma, perché qua stiamo parlando di un'icona mondiale, e suonare le sue cose, ok, insomma, mette sempre un pochettino di tensione. E quindi insomma facciamo tutto questo percorso, suoniamo questi pezzi, eccetera. Poi a sorpresa lui chiede di suonare, per chi se la sente, l'assolo di Bohemian Rhapsody, con solo l'ausilio di un accompagnamento di pianoforte e basta. E io dico, porca miseria, non me la ricordo, qual è? Cioè, il pezzo sì, ma sì, l'assolo, sì. In quel momento avevo proprio un vuoto di memoria, no? Se non che passa un mio amico e mi dice, ma sì, ma non te la ricordi? È quella che fa... Dico, ah sì, cacchierola, anche tu non... E vedo che ci sono gli altri 14 chitarristi che cominciano... a parte uno o due che non se la sono sentita di fare questa cosa, gli altri che cominciano a ripassare, no? E allora io, siccome ahimè ero il più anziano, sì, vabbè, no? tra virgolette ero il più anziano di questa situazione, e cosa ho fatto? Li ho fatti andare tutti avanti. Io ho suonato per ultimo, ma non perché nel frattempo l'ho imparata, hai capito? Perché non me la ricordavo, hai capito? Cioè, quindi nel frattempo, durante questa breve esibizione di questo assolo degli altri, io me la sono ripassata e il risultato è stato che insomma finisco questa cosa qua e non voglio passare appunto per presuntuoso, cioè, perché sono perfettamente... Brian che si alza, fa il giro della scrivania, viene, mi abbraccia e mi dice you are a great player, e io gli ho detto ok, mandatemi pure a casa perché sono a posto così. E insomma poi è iniziata questa avventura con questo musical, tra l'altro bellissimo, e saluto Trotta della Barley Arts perché ha fatto veramente, si è impegnato in una maniera pazzesca, come fa lui di solito, insomma. Stiamo parlando di un'agenzia molto importante, certo. Insomma, dei CDC, cioè Queen e quant'altro in Italia li porta lui, Bruce Springsteen, insomma, voglio dire, una persona. Se parliamo di Bruce Springsteen, qui abbiamo una persona che gli viene la fibrillazione atriale. E quindi, voglio dire, si è esposto e ha fatto questa mega produzione con, insomma, abbiamo fatto 100 date in 2 anni. La cosa bella è che Brian May, cioè, non, oltre ad aver scelto appunto il chitarrista, quindi nella fattispecie me, e voglio dire, lui è poi venuto giù durante gli allestimenti, è stato giù 2 giorni con il produttore musicale, insomma, per,
ha suonato anche con noi, cioè ragazzi... Cioè è tutta un'emozione, no? No, ma è pazzesco, cioè io, cioè ci sentiamo via mail ancora oggi. Pensa a te, a distanza, cioè, capito? Di qualche, cioè, anno, qualche, insomma. Ragazzi, la roba pazzesca che qui, cioè questa persona durante l'audizione faceva la fotografia a quello che stava, si prendeva i suoi appunti, le sue considerazioni, cioè faceva delle riprese, tanto è vero che all'anteprima, e questa roba non me la dimenticherò mai, adesso non voglio sembrare Francesco Baccini, no, con la storia di David Bowie in America, hai capito, perché, bella, perché è una sembra una barzelletta, sì, sì, però sì, ma tu sei Baccini, esatto, hai capito? No, la cosa bellissima è che prima dell'anteprima, quindi della prima uscita dello spettacolo, ovviamente Brian, certo, May era presente perché avrebbe suonato anche lui, certo, cioè io scendo dalla scala dietro il palco, lui esce dal camerino, non ci eravamo ancora visti, cioè ci eravamo visti 3 mesi prima, cioè ci incrociamo e mi ha chiamato per nome, cioè mi ha chiamato per nome, cioè il che mi fa pensare, non che chiaramente, cioè viva pensando, hai capito, non è, ah ti ho riconosciuto, sei quella, però con le, cioè era una persona molto presente su quello che stava facendo. Però bisogna anche dire una cosa, almeno io ho avuto modo di conoscere anche in altri campi artisti stranieri, hanno un po' una mentalità diversa dalla nostra. C'è più professionalità. Proprio professionalità, meno divismo, nel senso i nostri magari sono un pochettino, io mi ricordo che tra l'altro c'è una persona presente qui con me che può confermare anche se non vuole apparire. A Sanremo abbiamo cercato di avvicinare, di intervistare alcuni personaggi, diciamo, che in Italia sono molto conosciuti. 9 su 10, cioè, tutti, come dire, no, ma cosa vuoi? Oh, ma chi sei? Cioè, lo so. Cosa che invece io ho avuto modo, fortunatamente, di incontrare Eric Clapton. Ha fatto l'autografo, abbiamo parlato, non moltissimo, però no, ma probabilmente se incontravo un altro non mi guardava neanche in faccia. Diciamo che tendenzialmente sono persone che ovviamente si, non dico che si spaventano, ma quando hanno la folla davanti, se che li insegue, ci sta anche, beh, cioè ci sta, chiaramente ci sta, cioè, quindi uno prendono le distanze, si chiudono, certo, il camerino, si fanno vece, certo. Ma incontrate a quattro occhi sono persone molto disponibili, sì, certo, cioè, certo. Ma forse perché sono talmente grandi che non hanno neanche bisogno di fare, cioè, ma il grande generalmente non ha bisogno di fare il fico, sì, di fare non lo c'è strano, bisogno, ma non c'è bisogno di dimostrare niente, no? Cioè, assolutamente no. Andrea, io volevo chiedere un attimino al nostro amico Piero a come siamo arrivati, perché giustamente non si può fare torta a nessuno, possiamo andare avanti ancora un po'? Lui mi fa segno, sì, come dire, andiamo fino a stasera, però chiaramente lui avrà da fare, volevo arrivare a questo famoso discorso, poi quello lo vedremo in un secondo tempo. Parlavamo di Brian May, ecco, il signorino, cioè mi ha mandato, mi ha scritto 2 righe, capito, che sono presenti qua dentro, dopo ne parliamo. Certo, certo. Volevo che tu parlassi un attimino di questo tuo progetto qua di Hendrix, posso dire, Hendrix, che naturalmente qui non si fa perché non si sa, cioè qui probabilmente... Oh, magari lo faremo. Speriamo, io te lo auguro, ce lo auguriamo, perché io vorrei andare... Sì, almeno risparmio sui soldi del viaggio. Primo quello, da buon genovese, secondariamente portiamo anche un pochettino di Hendrixianità, si può dire, sì, in questa città che morti alcuni non se ne fa più. Parliamo di... è tutto un progetto a 360 gradi, praticamente è uno spettacolo, sì, di artisti. Di, sì, di ecco, non confondiamolo col termine, non chiamiamolo tributo, perché no, purtroppo oggi, come dicevo, sì, prima, è un po' sminuente questa cosa. È uno spettacolo teatrale, c'è ovviamente una regia con dei testi che sono di entrambe fatte da Giancarlo Berardi, che è un noto, insomma, creatore di alcuni personaggi molto famosi nel campo del fumetto, da Ken Parker a Giulia, insomma, parliamo di una persona, insomma, di tiratura internazionale, perché lui sì che veramente, insomma, voglio dire, in tutto il mondo nel suo campo è molto conosciuto. È un'autorità. Sì, sì, assolutamente. E devo dire che, insomma, noi siamo amici da sempre, voglio dire che sono più di 20 anni che io e Giancarlo siamo veramente proprio in sintonia. Al di là delle cose insieme che facciamo, c'è proprio questa affinità elettiva. E una volta, insomma, io ho avuto questa idea, dico, ma perché non si può fare uno spettacolo su Jimi Hendrix riuscendo ad arricchire
cioè non fare il solito concerto, sì, no? Era il pazzo, riuscire, quello riuscendo ad arricchire, cioè, la persona che viene a vedere questo spettacolo e a dargli qualcosa al di là della musica, no? Cioè, quindi dargli anche delle informazioni. E qui subentra il discorso e qui subentra il discorso cartaceo. Quindi abbiamo cominciato a fare una ricerca, a lavorare, insomma, fino a che ci è capitato in mano un libro che consiglio, sul quale non ho nessun tipo di introito o diritti, che si chiama Zero la mia storia, Jimi Hendrix, che non ricordo la casa editrice, però insomma è un libro importante, compratelo, perché è un assemblato di tutte interviste, appunti, lettere, qualsiasi cosa abbia lasciato di scritto Jimi Hendrix è dentro questo libro, messa in ordine cronologico. Non c'è nessun intervento da parte dell'autore, era poco, cioè, quindi non ci sono filtri, no? Per cui, vedendo questa cronologia di questi, parte insomma dall'epoca in cui lui è andato a militare, quindi cioè un'epoca che durerà 5-6 anni, insomma, niente di che, cioè si vede proprio, uno si fa un'idea, ecco, non che si vede, uno leggendo riesce a farsi un'idea personale di quello che era veramente che Jimi Hendrix. Come la gente, la che non è lo stereotipo, gente, certo, insomma, del chitarrista drogato, sì, talentuoso, genio, eccetera, insomma, non è quello, non è solo quello che suonava la chitarra coi denti, ecco, voglio dire, il, c'è molto di il più circense, c'è no? Molto c'era di un più uomo dietro, ecco, che ovviamente insomma non è, non è era uno, artistico, non è che era uno stinco di santo, ci mancherebbe. Beh, quello l'abbiamo capito. però cioè, aveva delle visioni da un punto di vista della vita veramente molto profonde, cioè vengono fuori da alcune lettere, da alcune interviste, da alcuni scritti che lui ha lasciato, cioè vengono fuori cose che la maggior parte della gente, passatemi il paragone, prendiamolo come non dissacrante, ecco, sembrano scritte da Platone, cioè, capito? C'è, cioè, delle cose veramente ma profonde. Anche perché Andre, questo ce lo metto io, a quei livelli lì, cioè, secondo me, al di là del fatto che poteva essere un mostro sacro per quanto riguarda la chitarra, però certi personaggi come lui, come tanti altri, hanno qualcosa in più a livello proprio mentale, perché sono uno che dei arriva fuori quota. Certo, ecco, sono dei fuori quota. E tra l'altro dico un piccolo aneddoto, probabilmente tanti lo sanno, tanti lo conoscono, perché purtroppo quando si hanno, si diventa miti come lo è diventato lui, purtroppo chi rimane, e parlo della sua famiglia, non è assolutamente degna di quello che poteva essere lui, perché se pensate che a distanza di 40 anni i fratelli, mi sembra che il papà sia mancato pochi sì, anni fa, si sono fatti la guerra a carte bollate per... Sai, per eredità, per pezzi nuovi che è sono una usciti, fonte di guadagno mica da ridere. Sì, non cioè... c'è, sì, lì ci vivono le generazioni, sì, anche perché qualunque maglietta, qualunque cosa, qualunque lì, beh, c'è qualcuno che ci che guadagna. È un artista che ha fatto 4 dischi, ma ce ne saranno in giro 35. Sì, appunto. Cioè, nel senso, voglio dire, qualsiasi suonata che lui abbia fatto, che è stata registrata, è diventato un disco. Tutti i giorni esce un pezzo inedito, autorizzato trovato meno nel solito cassetto, trovato dalla donna del pulizio. L'unico autorizzato è Eddie Kramer, che ha appunto alcuni materiali che erano rimasti, certo, registrati, certo, in studio da lui, che pare che la famiglia abbia autorizzato a farne uscire un disco postumo, però vedremo. La famiglia, te lo dico io che famiglia. Tornando allo spettacolo, certo, scusa se mi auto lancio, oltre appunto a Giancarlo Barardi, che fa da narratore, quindi fa questi 6 interventi durante lo spettacolo, sono interventi brevi da 2 minuti l'uno, dove vengono appunto, viene data voce a queste pagine scelte, no, dal libro. Ovviamente sono state scelte in base alla scaletta musicale, quindi c'è uno studio dietro a questa cosa, non sono buttate lì. Dà anche voce appunto a queste pagine, quindi è anche nella veste di narratore oltre che di regista. In più c'è Franco Ori, che è un pittore molto bravo, che ha questo modo di dipingere con pennelli, insomma, di varie dimensioni, con colori, ed è proprio specializzato, diciamo, nel riproporre personaggi degli anni 70, in particolare Jimi Hendrix. Quindi l'idea è stata: perché non forniamo allo spettatore che viene, sì, il concerto, certo, sì, la parte musicale, perché comunque suoniamo 17 brani, non sono pochi,
Però dare questo messaggio con queste pagine lette, quindi queste informazioni, poi c'è una bellissima considerazione sulla guerra del Vietnam che ha scritto Giancarlo Berardi, che anticipa insomma l'inno che io poi vado ad eseguire. E dall'altro lato, insomma, abbiamo questa tela bianca che prende forma durante il concerto, fino ad arrivare alla fine del concerto, dove c'è Hendrix raffigurato in qualche maniera, come ogni volta Franco decide in che maniera. Complici con me nel suonare, ovviamente, ci sono Fausto Ciapica e Paolo Tixi, che sono Paolo Tixi alla batteria e Fausto Ciapica al basso, che sono due giovani Li promesse conosco tutti e due. di Genova, perché ho deciso, insomma, di fare questa cosa Gente di qua. con gente di qua. E ho deciso di farlo con ragazzi giovani per, insomma, in qualche maniera farli entrare in una dimensione. Professionistica. Sì, no, loro sono già professionisti, ci mancherebbe, sono anche molto bravi, ma più che altro per farli entrare in questa dimensione che magari hanno vissuto poco, no? Perché, Certo, per motivi certo. E anagrafici, beh, mica sono giovani, non per altro. indubbiamente. E devo dire che ne è venuta fuori una cosa molto bella, molto molto bella. Immagino, però mi spiace che tu naturalmente queste cose qua le vai sempre a fare fuori, sempre per i discorsi che facevamo prima, perché qui da noi, quanto porti? Io non, soldi non ne ho, se ci rimetti tu. Ma Comunque, sai, è una cosa teatrale, no? Quindi beh, qua teatri ce ne comunque, sarebbero sì, anche no, con voglia di fare. Il certo. problema è che bisogna vedere se qualcuno ha intenzione di investire in qualcosa di importante, mi pare. Andrea, io direi che siamo quasi in fondo. Volevo chiederti ancora un paio di cosette Come si diceva velocissime. un tempo, se sei senza blues, te ne suoneremo un po' da portare a casa. Il blues è parte dell'America. Il blues non morirà mai. Thank you.
go back now. Way back across under, over the hill. I might as well go back over yonder. Way back yonder. Rossa. Abbiamo aperto un attimino la finestra perché in studio c'era veramente caldo, poi comincia l'amico Andrea con gli giubbotti, potrebbe anche toglierci, però sì, no, non sia mai detto, non sia mai detto che un rocker si toglie il giubbotto. Ma quando mai? Quando mai? Siamo arrivati al discorso di questo bel concerto, spettacolo, non tributo, non chiamatelo tributo, però io volevo che tu mi dicessi un pochettino a breve dove ti si può vedere o sentire, perché ho visto che hai postato una cosa ieri su Facebook. Sì, no, siamo il primo aprile al Black Horse di Cermenate, provincia di Como, qua dietro. Due passi. Perché è così. Con questa cosa sui Dire Straits, molto, molto divertente. Di solito, anzi, devo dire che là c'è proprio una risposta pazzesca, cioè... Forse sarà anche uno degli ultimi locali. Io penso che ci sia anche da noi, se qualcuno avesse voglia di fare qualcosa di importante. Sì, al di là di attenzione, voglio dire, la crisi è ovunque, cioè molti locali chiudono, cioè. Questo è un po' una mosca bianca, insomma, un locale storico, importante, che dà alla musica un'importanza fondamentale, cioè la mette proprio al centro. Infatti c'è un palco molto bello, c'è un impianto molto bello, col fonico, insomma tutta una cosa fatta come Dio comanda per far sì che gli avventori possano fruire della musica al meglio, insomma dello spettacolo al meglio, perché poi di quello si tratta, no? Certo. E devo dire, insomma, che ce ne sono più pochi di locali così, perché oramai tutto è un po' buttato lì, insomma, un po' buttato lì. Qui è sempre difficile, ti ripeto. Qui da noi è sempre difficile, anche perché sicuramente, ripeto, qui non me ne voglia nessuno perché io sono amico di tutti e giustamente con quello che faccio sempre per diletto, non dimentichiamoci che io, Piero, Aldo e compagnia, no, Piero, vabbè, lui è un professionista, poi vabbè, lui, però noi lo facciamo sempre per diletto. E non percepiamo soldi, perché mi è arrivata all'orecchio qualcuno, cioè, ma te figura se lo fai per soldi, fai gratis, tu chissà cosa prendi. No, non prendiamo niente, lo facciamo. Allora, quelli che mi hai chiesto prima no, me li dai poi in separata sede, ovviamente, no? Scherzo, non è vero. Diciamo che per colpa di tutti questi personaggi che sono amici, però magari sono un po' esagerati, nel senso che hanno 47.000 date, che poi, diciamo la verità, vai a sentire, ci sono tanti che ci sarebbe meglio che non ci provassero neanche, e di conseguenza voi dovete espatriare, perché qui da noi c'è questo, quello. Non ci sono, probabilmente, allora, vabbè, Genova soffre anche di un problema logistico, no? Sì, che però è quello... ce n'è locali, volendo. Sì, però qua, sai, cioè anche qua aprire un locale, dopo 10 minuti, sì, c'è cioè quella di sopra, no? Che ti dice, quindi, oppure il parcheggio, certo. Quindi insomma c'è un problema ovviamente logistico. È anche vero che se tu fai una cosa in una zona un po' decentrata, dove magari non hai problemi di parcheggio, dove magari hai un po' di capienza, i costi ti ammazzano, perché se non riesci a riempirlo sempre, non stai in piedi. E poi comunque le persone non si spostano, cioè non c'è proprio la cosa di dire prendo la macchina, ad esempio io domani mi sveglio e apro un locale in zona Campi. Dopo sicuramente la sera nessuno mi rompe le palle, no? Però palle si può, dire, sì, certo, palle si può dire, perché palle mazza come prima, si può dire. Però chi è che prende la macchina per venire a Campi? Per venire a Campi?
Cioè, voglio dire, può succedere, si crea un evento e magari qualcuno si riesce ad avere un... Ma averla costante in maniera... diventa veramente difficile. Quindi gli spazi sono più piccoli, quindi non ci sono i budget per poter fare determinate cose, a volte neanche gli spazi, perché io non è che qua non mi ha mai chiamato nessuno, c'è qualche locale mi chiama e ci mancherebbe, e succede, è che proprio a volte non vado perché non ci sono gli spazi, cioè come si fa a suonare uno addosso all'altro, oppure non c'è l'impianto sufficiente, oppure non c'è, bisogna insomma un pochettino fare le cose, perché poi tu magari ti sei sforzato di creare un qualcosa, no? Di pensare a un progetto fatto in una determinata maniera con determinate caratteristiche. Se non sei supportato in maniera adeguata, il risultato, il risultato non è qualitativamente giustificato. E quindi le persone poi dopo, sì, chiaramente tutto funziona sempre, però si devono accontentare. Ed è un concetto che a me non piace. È assolutamente d'accordo, anche perché poi alla fine del discorso chi ci va di mezzo è l'artista, che viene, non dico non considerato, però dice, beh, però poi non è tutto quello che sembrava, invece sì. Non è colpa dell'artista, ma magari è colpa di tutto quello che ha dietro. Sì, ma non è neanche, io parlo per esperienza personale nelle cose che ho visto, non è neanche che poi le persone non in realtà poi le persone recepiscono uguale, no? Il problema me lo pongo proprio io, perché quello che vorrei che arrivasse non arriva perché una parte si perde per strada, si perde per problemi logistici, tecnici, insomma di un sacco di cose, no? È come se io, come se qua stessimo facendo un'intervista ancora con una videocamera col DV, è chiaro, con la mini DV, no? È chiaro che poi l'intervista va in rete lo stesso, ma rispetto allo standard che si potrebbe ottenere oggi, ne verrebbe fuori una cosa non gradevole da vedere. E la stessa cosa è per la musica, cioè oggi ci sono degli standard che si possono essere elevati, e quindi se si decide di fare una cosa bisognerebbe cercare di farla al massimo delle possibilità. Completamente d'accordo con te. Andrea, lì c'è la telecamera, qui c'è il microfono che naturalmente non ti do, ma lo tengo io, e volevo che un attimino mi facessi notare quella cosa di Brian May, sì. Che c'è scritto una cosina. Sì, no, che io poi qua il nostro amico Piero ci riprenderà in un secondo tempo, però sì, quella lì ci tengo. Ho portato le ultime cose che mi sono rimaste, perché tutto il resto l'ho perso nell'alluvione, ricordi, perché sei stato l'unica persona che è venuta, come dire, a vedere la situazione. Mi ricordo che l'intervista te la feci, per usare un termine, cioè avevo la palla in mano, eravamo nel portone e io ti ho detto, scusi, lei che mestiere fa? Faccio il musicista, te lo ricordi? in mezzo sì. a una disperazione assoluta. Sì, è stato insomma, per quanto mi riguarda, a parte il danno economico che è stato veramente di dimensioni notevoli, ma è quello che ho perso, che non posso più recuperare, significa 10 anni di lavori fatti, ma ricordi, testimonianze certo, tutte CD, dischi, perché avevo anche insomma, ho iniziato nell'epoca in cui c'erano i dischi, non i CD, e quindi insomma materiale che non posso più recuperare, che cioè, o perlomeno ho provato, però è veramente difficile, difficile, come certe foto con dedica che ho io, che se dovessi perdere facciamocene corna, nessuno me le potrebbe più dare. Io ho perso il Hardest Night originale mono che mi aveva regalato Bernardo Lanzetti, che saluto, per il mio compleanno, e insomma un disco di un certo valore, l'ho perso nell'alluvione, quindi già solo quello basterebbe per piangere una vita. Io non ti posso coadiuvare per quanto riguarda leggere, perché io non leggo da quella può consolare questa cosa, io leggo solo il titolo, quindi questa cosa è talmente ti ricorderai, no, cosa c'è scritto più o meno, anche se non riusciamo a leggere, perché ci abbiamo 30 anni e qualche anno in più, da vicino non ci può stare, Allora io intanto dovrei tradurla, perché ovviamente in inglese. Dunque io ho fatto questo CD, che è un CD del mio trio, che è un doppio, contiene due CD, quindi, perché è un doppio, uno sono cover rivisitate e l'altro CD sono brani inediti. Nelle cover ho deciso di reinterpretare, ma proprio riarrangiare completamente un brano dei Queen che si chiama Too Much Love Will Kill You, e la versione originale è in 4/4, ora questo magari è un termine tecnico che per tanti può sembrare
una cosa buttata lì che non ha nessun significato, io l'ho riarrangiato in tre quarti, quindi proprio completamente sconvolto, diverso, è venuto fuori un altro pezzo. E cosa ho fatto? Ho preso e l'ho mandato a Brian May. E lui l'ha sentito, l'ha ascoltato? Lui l'ha ascoltato, l'ha sentito, mi ha scritto e mi ha detto, veramente emozionante, molto toccante, non avrei mai immaginato di farne una versione così. E poi vabbè, ci sono i complimenti per come è stata suonata, mi ha detto non chiedermi di suonare dentro perché è già perfetta così come l'hai fatta, è fantastico, e ci vedremo presto, sono sicuro che le nostre strade si incontreranno ancora, eccetera eccetera. E però ecco, voglio dire, e poi gli ho chiesto, ma senti, ma questa cosa che mi hai scritto la posso mettere sul CD? Mi ha detto, e te l'ho scritta apposta, certo che la puoi mettere sul CD. E quindi insomma sta scritta qua, questa cosina qua, che insomma per me è un po' motivo di orgoglio, di soddisfazione. Certamente. Solo il fatto che insomma tu decidi di, con un po' di presunzione, insomma di azzardo, prendere un pezzo, passatemi il termine, scappottarlo, sì, e mandarglielo, non del primo scemo che passa, certo, cioè, mandarglielo, e in più questa persona lo ascolta, quindi investe del suo tempo per ascoltare una cosa e si prende anche la briga di rispondere, cioè trovo che sia una cosa eccezionale. Non solo rispondere, ma sì, no, certo. Dirti anche, cioè, per carità, te l'ho scritto apposta perché tu lo scriva, cioè tu lo faccia sapere agli altri. No, esattamente, guarda, queste sono cose, sono grandi soddisfazioni, certo, che sono impagabili. Queste sono le soddisfazioni, giustamente, che noi, voi per un motivo, sì, noi sì, per l'altro motivo, facciamo questo, tra virgolette, professione, voi come professionisti, noi come dilettanti, come dicono, di talento, certo, che ti danno la voglia e sempre più la voglia di andare avanti, di dire, beh, allora forse qualcosa riesca a combinare. Sì, e che ti fanno capire che sei comunque sulla strada giusta, certo, cioè che quello, certo, che, insomma, le fatiche che tu fai tutti i giorni, perché si parlava prima di disciplina, sicuramente, fare questo mestiere non è andare a sono suonare, chilometri, chilometri, cioè andare a suonare, quando si suona in realtà ognuno di noi si diverte, certo, cioè non è un lavoro, no? Il lavoro sta nel tutti i giorni svegliarsi e comunque lavorare ore per la propria attività, per il proprio mestiere, quindi pensare, comporre, scrivere, riarrangiare, decidere di montare uno spettacolo piuttosto che un altro, cioè a volte è molto stressante. Fare l'intervista, cioè, con sembra, Carlo Barbero. Fare l'intervista con Carlo Barbero è una passeggiata, è un divertimento unico, lo sai che con me staremo qua giorni. Lo so. E quindi insomma voglio dire, richiede proprio disciplina, perché molto spesso invece ci sono persone che fanno questo mestiere e si preoccupano solo di andare a suonare, certo, no? Quindi fare un po' la versione dell'impiegato, invece questo mestiere è un mestiere creativo, è una professione creativa, quindi significa metterci molto impegno e essere proprio veramente molto esigenti da se stessi, quindi tutti i giorni cercare di lavorare un tot di ore per mandare avanti questa situazione. Avanti, l'ho detto alla genovese, mandare avanti, fare questa, in modo che si migliori, sì, sempre di più, e non è, che sia possibile. Questa è una cosa, non è una cosa facile, insomma, il continuo mettersi in discussione, non dare mai nulla per scontato, insomma, richiede molta disciplina, ecco. Adesso non ricordo chi lo diceva, ma diciamo il talento senza disciplina, insomma, parole sante, il talento senza disciplina, certamente, il talento senza disciplina, ricordatevi sempre che per arrivare a certi livelli bisogna faticare, studiare, applicarsi, imparare da chi ne sa più di noi, mai sentirsi arrivati, come diceva l'amica Andrea, che potrebbe anche vivere, non dico di rendita, no? Io non parlo economicamente, vivere di rendita col suo passato, potrebbe dire vabbè che me ne frega, ora suonare anche nel campetto, invece no, anche se lui venisse a suonare nel campetto con i bambini ci metterebbe la professionalità che deve metterci. A questo punto io direi che abbiamo terminato di parlare con il nostro amico Andrea Cerevento. Volevo fare un attimino un piccolo appunto. Non è stata la solita intervista del con chi hai suonato, perché con quello hai imparato. Beh, quello ve l'ho andato a cercare. Appunto, quello lì mi sembra che sia abbastanza facile, ritornando al discorso che ho fatto all'inizio, se uno va su YouTube o su Google trova tutto. Noi cerchiamo di parlare di cose, ora abbiamo anche un po' di rantega alla genovese, scusate, mi faccio passare la rantega, in diretta rantegation passata.
è anche un modo un po' per tirar fuori quello che l'artista ha, e cerco, io spero di esserci riuscito questa mattina con l'amico Andrea, con l'amico Piero che saluto, l'amico Aldo Snydero, detto Old Taylor, vestito da John Wayne, che sembra John Wayne oggi. Spero che vi siate divertiti, e non possiamo dire assolutamente quello che ci sarà domani, perché è un evento riservato e privato, che non si sa. Ringrazio l'amico Andrea, sperando di incontrarci a breve, per Rock Up PS Production. Andrea Cerevetto, Carlo Barbero. Ciao, alla ciao. Prossima. Andrea Cerevetto!
ministro d'organizzazione per avermi invitato, Aldo Descalzi, Massimo Trigona, Alfredo Vandresi, il dato senza le commissioni.